Peer-to-peer lending, ci sono tantissime domande a cui dovremmo rispondere. In primis, cos'è, come funziona, perché preferirlo o no ai prestiti tradizionali? E soprattutto, è un mondo grazie al quale possiamo guadagnare? Quanto? Quali sono i rischi? Insomma, avete capito, c'è un sacco di roba e ne parliamo tra pochissimo. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di una cosa molto interessante, ovvero il peer-to-peer lending. Ci ho pensato a lungo a come fare l'introduzione di questo video, ma non mi è venuto in mente nulla, perché in fondo, dai, la cosa più importante con cui iniziare è forse spiegare cosa sia il peer-to-peer lending. Infatti, ho fatto un sondaggio qualche tempo fa sul canale e solo una minor parte di persone sa effettivamente di cosa si tratti. Quindi iniziamo con lo spiegare cos'è. Ah, piccola parentesi, nel caso voi non siate molto bravi in inglese, ci troviamo all'interno del mondo dei prestiti. Infatti, to lend significa prestare in inglese. Detto ciò, iniziamo. Per spiegare in modo semplice come funziona il peer-to-peer lending, prendiamo il nostro amico Bob, che ha bisogno di soldi per fare dei lavori urgenti in casa. Potrebbe ricorrere al classico prestito bancario o tramite una finanziaria, ma esiste anche un'altra via, ovvero il peer-to-peer lending. Esistono delle piattaforme che si occupano di mettere in contatto chi ha bisogno di soldi e chi invece è disposto a prestarli. In altre parole, non saranno una finanziaria o una banca a prestare i soldi a Bob, ma saranno altre persone, come te. Queste persone ovviamente vogliono qualcosa in cambio, ovvero i classici interessi. Le finanziarie impiegate nel peer-to-peer lending si occupano semplicemente di passare i propri clienti a queste piattaforme, in cambio di una piccolissima commissione. Da lì in poi il loro compito è praticamente finito. Chi guadagna i soldi veri, quindi, sei tu, ma attenzione, perché hai anche tutto il rischio. Se Bob alla scadenza del prestito sarà in grado di ripagare la somma dovuta, tutto bene. In caso contrario, sarà quasi impossibile riavere i soldi indietro. Alcuni vantaggi del sottoscrivere un prestito in questo modo rispetto al classico prestito bancario sono i seguenti. In primo luogo, se abbiamo un buon credit score, in altre parole se siamo persone che pagano sempre e nei termini adeguati, i tassi di interesse sono più convenienti. Inoltre, questo tipo di prestito è molto facile e veloce da sottoscrivere, soprattutto se si tratta di importi piccoli. Si può anche ripagare un prestito in anticipo senza penali e, ovviamente, senza interessi. Questa possibilità è spesso negata dalle banche e dalle finanziarie, oppure lo si può fare ma pagando una penale. Perfetto, spero abbiate capito perché ci ho messo una vita a fare queste animazioni, quindi lasciate un bel mi piace di incoraggiamento. Vediamo però ora qualche vantaggio, svantaggio, in generale i rischi di questo mondo. Tra i vantaggi c'è senza dubbio quello della diversificazione. Noi infatti possiamo prestare piccole cifre di denaro a molteplici persone. Se ci pensate, è un po' la stessa cosa che fa una banca tradizionalmente. Le banche diversificano, non prestano soldi a poche persone, ma le prestano a migliaia, decine di migliaia. E quindi in questo modo ci si riduce un po' il rischio che alcune di queste persone facciano default e quindi non siano in grado di ripagare poi i propri debiti. Inoltre, sempre parlando di diversificazione, abbiamo la possibilità di scegliere e orientarci magari verso prestiti più rischiosi e ovviamente più remunerativi, oppure prestiti più conservativi, che però chiaramente pagano meno. Di nuovo, possiamo scegliere anche le scadenze, quindi ci interessano prestiti a breve termine, magari entro i 6 mesi, oppure vogliamo prestiti anche più di lunga durata, magari fino a 3 anni. Tutto ciò noi lo possiamo scegliere e questo, a parer mio, è ottimo perché siamo in grado di diversificare in vari modi. Passiamo ora ai contro, perché sì, ci sono. So che molti YouTuber parlano solo di quanto sia bello e fantastico il peer-to-peer lending, ma in realtà no, ci sono cose che non vanno anche qui. Che scoperta, eh? Il primo svantaggio, che però è uno svantaggio che in qualche modo possiamo gestire, è che è un tipo di investimento poco liquido. Per chi non sapesse cosa vuol dire, quando un investimento è molto liquido, beh, significa che noi appunto possiamo liquidarlo, ovvero disinvestire e riprenderci i nostri soldi molto facilmente. Per capirci, il classico investimento per nulla liquido è quello in immobili. Una volta che noi abbiamo comprato una casa, non è che la possiamo vendere dall'oggi al domani, magari starà sul mercato mesi o addirittura anni. Uno dei mercati invece più liquidi in assoluto è quello del forex, quindi quello dello scambiarsi valute.
In questo caso, se io ho comprato dei dollari, molto facilmente potrò rivenderli per comprarmi degli euro. In questo caso, perché dico che è poco liquido? Beh, perché una volta che noi abbiamo investito in un prestito, e magari questo è un prestito anche a breve scadenza, magari di 6 mesi, noi fino a quando non saranno passati questi 6 mesi, non potremo in alcun modo riavere indietro i nostri soldi. Bisogna farci i conti con questa cosa. Se quindi abbiamo uno stile di vita dove le emergenze sono all'ordine del giorno, forse il peer-to-peer lending non fa al caso nostro. Se invece siamo un po' più sedentari e tutto sommato abbiamo più controllo sul nostro stile di vita, allora ci può stare. Un altro rischio decisamente importante questa volta è che le finanziarie che fanno da intermediari, vabbè, ve l'ho spiegato prima, possono fallire, e in questo caso riavere indietro i nostri soldi diventa molto difficile, lungo e... ho già detto molto difficile? Sì, è vero che il grosso del rischio nel peer-to-peer lending ce l'abbiamo noi che decidiamo di investire in dei prestiti, ma le finanziarie sono aziende come tante altre, quindi in ogni caso sono aziende che possono fallire. Inoltre comunque ci sono anche finanziarie che offrono una sorta di garanzia sui prestiti, e in questo caso la finanziaria si assume dei rischi in più, calcolati, ma sono dei rischi in più. Anche in questo caso è un rischio abbastanza controllabile fino a un certo punto, perché grazie alle piattaforme di peer-to-peer lending noi possiamo investire in numerose finanziarie, a patto però che siamo abbastanza accorti e non andiamo ad investire in tantissime finanziarie giusto per il gusto di diversificare. Dobbiamo comunque andare a cercare le finanziarie migliori, che solitamente, spoiler, sono poche. Breve cenno alle tasse. Le tasse, sì, vanno pagate, e la maggior parte delle piattaforme di peer-to-peer lending opera in un regime dichiarativo, quindi siamo noi a dover preoccuparci di pagare le tasse su ciò che guadagniamo. E la tassa sul peer-to-peer lending è quella da rendimenti da capitale, quindi tassati al 26%. Quando iniziamo a guadagnare in modo sostanzioso dal peer-to-peer lending, quindi dobbiamo preoccuparci di andare a sentire un commercialista o comunque un assistente che ci aiuti nella compilazione della dichiarazione dei redditi oppure del nostro F24. Ok, prima di concludere il video vi voglio far vedere una delle cose più importanti, ovvero la piattaforma che al momento sto utilizzando io, che è Mintos. Ed eccoci qua su Mintos. Sono in questo momento nella pagina in cui è possibile investire nei singoli prestiti. Infatti, vedete, sono tutti questi. E, per la precisione, sono circa 231.000, quindi insomma, sono parecchi. E proprio per questo dobbiamo filtrarli, dobbiamo utilizzare dei criteri che fanno al caso nostro per ridurre tutto questo numero, altrimenti ci diventa assolutamente impossibile scegliere i prestiti adatti a noi. Mintos, ma così come tutte le altre piattaforme di peer-to-peer lending, ci propone parecchi filtri. I primi due che vediamo qui in alto sono, secondo Mintos, i più importanti, ma secondo me ci sono alcune cose da dire. Partiamo dal tasso di interesse. Scegliere un prestito in base al tasso di interesse è assolutamente folle. Finirete inevitabilmente per preferire prestiti con tassi di interesse più alti, indipendentemente dalle caratteristiche di questi prestiti. Quindi evitate assolutamente di toccare questo parametro, sia su Mintos sia su altre piattaforme, non importa. Mentre invece questo term, che è la durata del prestito, questo invece è già più interessante. Se vogliamo vincolare una somma per più tempo perché non la useremmo per fare altro, allora possiamo anche orientarci su prestiti di lunga durata. Se invece non vogliamo vincolare somme per tanto tempo, dobbiamo scegliere inevitabilmente prestiti di durata inferiore, chiaramente rinunciando a una parte degli interessi. Inoltre qui abbiamo anche tantissimi altri filtri, non ve li farò vedere tutti in questo video perché non è un video su Mintos, è un video sul peer-to-peer lending, quindi non voglio spendere troppo tempo a parlare di questa piattaforma in particolare, ma voglio semplicemente farvi notare alcune cose. Uno dei filtri, secondo me, più importante è quello della valuta. Infatti, non c'è nulla di male nel fare un prestito in valuta estera. Per esempio, qui posso selezionare RUB, che è il simbolo per indicare il rublo, la valuta russa. Non c'è nulla di male, ma il problema è che in questo momento mi sto esponendo, oltre al rischio del prestito, anche al rischio valutario. Quindi, forse
è meglio evitare di orientarsi su un doppio rischio. Se vogliamo investire sulla valuta, possiamo farlo direttamente tramite il mercato del Forex, ma avere questo rischio composto sia del prestito che della valuta non mi sembra una grande idea. Comunque potete fare quello che volete. La mia dritta è: se volete investire nei prestiti, forse è meglio farlo in valuta, nella propria valuta. Se invece volete orientarvi all'investimento nelle valute estere, investite solamente in quelle. Questa è una cosa che non sento spesso dire da altri youtuber quando accennano al peer-to-peer lending, però la ritengo molto importante. Qui poi abbiamo altri filtri come il tipo di prestito, la nazionalità di chi lo richiede, la finanziaria, anche questo è molto importante perché ce ne saranno alcune più stabili, più importanti con molti prestiti all'attivo e altre invece magari più recenti con degli score molto bassi. Arriviamo quindi all'altro criterio, che è quello dello score, del rating. Questo è un rating dato da Mintos, quindi non è dato da, che ne so, istituti creditizi, da agenzie di rating, ma è dato proprio da loro, quindi possiamo scegliere questo come criterio, ma facendo molta attenzione. Chiaramente un A più sarà meglio di un D, ma non è assolutamente detto che un A meno sia meglio di un B più. Questo è un parametro su cui essere flessibili, almeno a parer mio. Non so su altre piattaforme di peer-to-peer lending come sia il discorso del rating, ma per quanto riguarda Mintos può essere utile per fare una scrematura molto generale, ma anche qui non sceglierei un prestito rispetto a un altro solo perché ha un rating leggermente superiore. Ultimo criterio che vi voglio far vedere su Mintos è la garanzia buyback. Mintos è abbastanza noto per offrire questa possibilità. In altre parole, se io la seleziono, mettiamo qui valuta euro giusto per avere delle cifre a noi familiari, tutti i prestiti con questo simbolo, dello scudo giallo, che è piccolo ma è uno scudo, hanno una garanzia buyback. Questo cosa comporta? Che se la persona al momento di ripagare il prestito è insolvente, quindi non è in grado di ripagare il prestito, la finanziaria lo pagherà al posto suo. Questo cosa comporta? Sembra una roba bellissima, ma in realtà bisogna guardare al quadro completo. Questo cosa comporta? Comporta che il rischio non è più sulle nostre spalle, ma è sulla finanziaria. Quindi noi, se investiamo in dei prestiti con la garanzia buyback, non dobbiamo preoccuparci più di tanto di andare a vedere chi richiede il prestito, chi lo sta richiedendo, chi è la persona. Proviamo ad aprirne uno a caso e vediamo se ci sono delle informazioni. Ecco, qui per esempio c'è pochissimo, ma ci sono prestiti con un'incredibile quantità di informazioni. Questo evidentemente è un prestito piccolo, sì, infatti stiamo parlando di 300 euro, quindi vediamo se ne trovo uno più importante. Vediamo, ok, questo addirittura è un prestito di 200.000 euro, quindi di sicuro ci saranno informazioni più interessanti. Questo è un prestito per un mutuo, infatti sì, qui abbiamo chi lo sta richiedendo, che è un'azienda, quindi non un privato, è uno spagnolo, questa è la casa che sta acquistando, qui abbiamo anche tutte le planimetrie, questo è il rating che è stato attribuito da Mintos, quindi insomma qui abbiamo qualche informazione, ma siccome stiamo investendo con la garanzia buyback diventa molto più importante capire com'è questa finanziaria, questa fire off. Dobbiamo forse capire un po' meglio com'è. Qui ad esempio abbiamo i bilanci, e studiarci questi bilanci può diventare utile, quindi capire se ad esempio è un'azienda in perdita, quali sono i margini, quali sono le prospettive di crescita, e quindi magari andare a cercarci vecchi bilanci per vedere com'è la situazione. Diventa quindi molto più importante valutare la finanziaria, che in questo caso è Fire Off Fund, questo è il sito. Quindi la garanzia buyback non deve essere considerata una scorciatoia della serie vabbè, ma questo prestito è protetto da garanzia, quindi non c'è rischio. Ma assolutamente no. Se la finanziaria non è un istituto solido, può tranquillamente fallire, perché si sta accollando tutti i rischi di questi prestiti. Quindi facciamoci i conti e, insomma, dobbiamo comportarci
sempre in modo responsabile quando andiamo a selezionare i nostri prestiti. Lo ripeto, questo non è un video su Mintos, quindi non voglio entrare troppo nei dettagli di questa piattaforma, ma piuttosto dare informazioni generiche che possono valere per qualsiasi altra piattaforma, ce ne sono tantissime. Se poi volete un video in particolare su Mintos, fatemelo sapere qua nei commenti e magari lo facciamo in futuro. Un'ultima cosa, vi ho lasciato qui in basso il link, in questo caso affiliato a Mintos, quindi se avete fatto le vostre valutazioni e se pensate che il peer-to-peer possa fare a caso vostro, al caso vostro, grazie a questo link potete supportare il canale, quindi se vi iscrivete da qui fate un favore al canale e a me. Però non è assolutamente obbligatorio, potete anche tranquillamente iscrivervi senza questo link, non cambia assolutamente nulla per voi. Spero che questo video vi sia piaciuto, non sono chiaramente riuscito a dire tutto quello che volevo dire sul peer-to-peer lending perché volevo stare sotto un certo minutaggio, altrimenti un video di mezz'ora non l'avrebbe visto nessuno. In ogni caso, se doveste avere altri dubbi, scrivete tutto nei commenti, tanto lo sapete, io leggo ogni commento. Quindi voi scrivete e se ci sono tanti dubbi posso pensare di fare un altro video sul peer-to-peer lending. Se non siete già iscritti al canale, vi invito a iscrivervi qua sotto e potete anche schiacciare sulla campanella in modo da non perdervi i prossimi video. Magari i prossimi video sul peer-to-peer lending, chi lo sa. Quindi per questo video è tutto, io vi saluto e alla prossima!